Ciao, buona visione. Oggi è il 7 dicembre 2022, guarda che roba. Guarda che roba. Tutto rotto, vedi? L'Italia è in frantumi. Guarda che roba, tutto rotto, eh. Questo pavimento qui che non ha servito mai a niente, questo era dell'albergo. Una volta era un'azienda, una fabbrica di organetti. Dopo c'è venuto l'albergo, l'albergo è fallito e c'è rimase le attività commerciali. Qua c'è l'aria condizionata dell'ubitorio, l'ubitorio a pagamento privato, onoranze funebri Vergini, casa del commiato, che qui c'è venuto i corpi dei miei ex datori di lavoro, il mammo, zia Dalila, tutti quanti qui l'hanno portati i corpi. C'è Paolo e Carlo che fanno il suo lavoro qui. E ogni giorno c'è uno o due funerali al giorno qui in castello. Guarda qua, oh, tutto scrostato. Ma che roba. È un macello, eh. E l'albergo è tutto abbandonato. E un tempo era una fabbrica di organetti. Oggi il cielo è molto cupo, è pieno di umidità e di chimica e poi soprattutto la nebbia. C'è soprattutto la nebbia. Allora, adesso io vado qui il monumento e poi devo fare altre commissioni importanti, ma prima però la più importante commissione è il Santo Rosario e la coroncina della Divina Misericordia. Oggi, anche in questa giornata fredda, invernale, di nebbia, chimica e quant'altro, e vado sul monumento. Guarda un po' chi c'è. Flora che tutti i giorni va a fa spesa. Guarda che roba, che donna forte, quella è una donna di altri tempi, guarda, eh. Vedi, Flora è forte, eh? Una signora forte. C'ha 94 anni, ancora va in giro e fa spesa, pensa. Pensa che tenacia, che grinta, eh. Quella era una vicina di casa mia, adesso chiudo la macchina. Aspetta, eh. Chiudo la macchina. Ecco. È chiusa? Ma cos'è? Non si chiude. Ecco. A posto. Una tenacia incredibile, Flora. Guarda, eh. Vedi? Adesso vado sul monumento e il cimitero, vedi? L'ubitorio, il cimitero sta vicino. L'ubitorio privato l'hanno fatto proprio vicino al cimitero. Vado qua sul monumento, un posto meglio di qui non c'è a Castello. Almeno si respira l'ossigeno che emana gli alberi, i pini, tutte le piante. Qua ci viene sempre a pulire i comunali, che io li conosco bene. Ormai so ridotti in tre gatti, però niente, non è. È sempre loro. Guarda, qui le scale state rovinate da dei ragazzetti col motorino, vedi? E il motorino praticamente qui, i cavalletti hanno spaccato le scale 9, vedi? Le hanno spaccate. E niente. Vedi, le scale 9. Adesso io vado verso il cimitero, però non mi fa vedere dal capo citrullo lì, perché quello non sopporta a me che riprendo, che ho la videocamera, non sopporta il capo del cimitero, non sopporta. A pensare che quando io ci lavoravo c'era il capo calabrese, Pino,
che mi voleva bene. Dopo un po', dopo qualche mese di lavoro, mi ha voluto bene. Mi sopportavano e mi potevano vedere, perché lavoravo veloce, lavoravo bene e gli ero simpatico. Invece questo qua non mi può vedere manco a camminare, perché ho fatto la fotografia al cranio di zia Dalila, a mi zia, voglio dire, che problemi c'è a fare la foto al cranio di zia Dalila? E cosa vuoi fare? Ovviamente le fotografie non si deve fare agli altri morti che uno non conosce, quello è ovvio, quello è vietato, però a farlo al proprio caro, per farlo vedere ai propri cari vivi che non possono venire, che hanno problemi di disabilità, non mi pare una roba giusta. Quindi uno alla propria salma e poi gli potresti fare le foto quanto ti pare, mica le devi pubblicare, quello se credeva che io le pubblicavo. Invece no, invece al cimitero di Civitanova Alta non c'hanno questi problemi, fanno fare le foto o video proprio alla propria salma, al proprio caro. Il proprio caro, quando vanno lì a vedere la riesumazione, fanno fare le foto e i video, non è un problema, ha detto. Qua invece ognuno fa le sue regole, capito? Ognuno fa la legge per i cazzi sui. Guarda che macello quella cosa lì, tutta rotta. Ecco, eterno riposo, donna a loro, Signore, risplende ad essi la luce perpetua, riposino in pace, amen. Allora, adesso io vado a fare una passeggiata qui il monumento, mentre recito il Santo Rosario, la coroncina della Divina Misericordia. Comunque Flora fa bene andare in giro con la mascherina, così non respira sta chimica e questa umidità che va nella laringoiatria, dopo viene le febbri, viene il Covid, viene la polmonite e tutto. Allora, adesso io tiro fuori la corona del rosario e sparo ai demoni, sparo ai diavoli, sparo alle energie e le frequenze basse che fanno sta molto male. Nel frattempo mi faccio una passeggiatina. Con sto freddo non è l'ideale a fargli fare la passeggiata agli anziani, tipo i nostri cari, se uno ce l'ha vivi dovrebbero passeggiare per la circolazione del sangue e tutto, però purtroppo non possiamo portarli a spasso con sto freddo e con sto umidità che fa solo male e basta. Guarda, qui due che andà a pisciare nonna Anna Roncigli, eterno riposo, donna nonna Anna, Signore, risplenda a lei la luce perpetua, riposi in pace, ama. Quando è scappata a pisciare andava dietro con lo spigolo. Adesso vado giù qui, che abbiamo documentato io e mio cugino Luca il vandalismo che si fa al monumento de notte, perché chiunque può entrare come gli pare. Guarda, hanno spaccato tutto, guarda che roba, guarda qui, le illuminazioni non esistono più, c'è solo il perno lì di ferro e non esistono più le illuminazioni, guarda che roba, tutto rotto, guarda qui. Guarda tu che vandalismo, eh? Che macello, guarda, non me ne vado a far vedere le robe brutte, ma perché due che mi giro le robe dell'uomo è tutto brutto, perché è tutto rotto, non c'è la manutenzione, non c'è, tanto non c'è, manca la recinzione, e dopo quando manca la recinzione possono venire su tutti dal... qui dentro il monumento de notte possono venire su tutti. La sua ne ha messo la telecamera anche notturna nella piazza principale, però qui uno, chiunque può entrare de notte perché non c'è il cancello, non c'è niente. Adesso faccio vedere dove che si può entrare, ma se può entrare da tutte le parti, intorno le mura del monumento è tutto aperto, però soprattutto qua c'è un passo proprio che non devi aprire niente, non devi mazzate de fatica per entrare volendo. Qui questo sentieretto l'ha fatto una persona che lavora con me col trattore, vedi? Guarda un po', vedi qui?
qui accedi. Ah, te faccio vedere il panorama di Castelfidardo. Nel frattempo, diciamo, il Santo Rosario, guarda il tubo dell'acqua qui fuori, uno se vuole beve apre lì e beve, vedi il tubo dell'acqua, tutto alla meglio e peggio, capito? Qua giù c'è sepolto zio, c'è sepolto zio, guarda i cari defunti, eterno riposo d'uno a loro, Signore, risplendessi la luce perpetua, riposino in pace, amen. Ecco, adesso oggi è mercoledì, è una giornata cupa al massimo, guarda tutto chiuso, che macello, e poi fa male pure a respirare sa riaccia di chimica, poi la sua cosa lì a Tolentì ieri ha bruciato una fabbrica di Eternit lì, ha fatto una nube tossica, si è accumulato tutto un tel cielo, adesso ce la stiamo tutti a respirare sa rubaccia. Ecco, dai, iniziamo il Santo Rosario e la coroncina della Divina Misericordia ricordando i nostri cari defunti. E adesso vado a vedere al mammo qua. E eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace, amen. Adesso qui però c'è la melma, bisogna che... e c'è il fango. Guarda un po'. Guarda. Vedi la melma al fango. Però io passo sopra l'erba, non me frega, non me importa, non me smalta. Vedi qui, hanno aperto tutto, vedi. Guarda che macello, c'è i guanti per terra. Guarda che casino che l'assene, guarda. Guarda che porchi zozzi, guarda. Guarda che i cartelli, i guanti per terra. E un mastello là, tutta rubaccia per terra. Guarda che grascia. Quando c'è faticavo io era tutto pulito, perché qui è uso tutto. Guarda che macello, guarda. Questo cos'è? Cos'è? Una branchia di un morto? Eh? Il mammo. Fa un po' vedere il mammo. Lo ha il mammo. Dai, oggi è mercoledì, quindi meditiamo i misteri e gloriosi della gloria, la resurrezione di Gesù dai morti. Quindi questa è la nebbia e la chimica e l'inquinamento e poi l'inverno, tanto è risaputo che d'inverno c'è spesso la nebbia, c'è spesso tutto sto freddo, tanto è normale, è logico, no? Non era logico se era caldo, infatti fino a 3 settimane fa faceva 25 gradi, quindi non era logico. Adesso sì, adesso è un po' più logico. E stiamo quasi nella normalità, nebbia, umidità e sempre le solite cose. Però sappiamo solo che non c'è visibilità, no? Però sopra tutto su scuramento, naturale e artificiale, e c'è sopra su scuramento il sole, c'è il sole, c'è la luce. Cosa significa? Che sopra la tenebra c'è la luce, oltre la tenebra c'è la luce, c'è l'amore. Ricordamocelo, noi dobbiamo comportarci con amore, non come il capo lì, il capo citrullo, che peppia un cranio, per ripia un cranio, ma ha minacciato di morte. È una roba incredibile, guarda, forse quello ce l'ha sa me perché a Trilli l'ho sotterrata sottoterra per i cazzi miei. Non l'ho chiamato a lupo per sotterrare il gatto, esce il ca. Il ca. Io ho sotterrato sempre gli animali sottoterra in dei posti abbandonati che senza problemi. Forse ce l'ha sa me perché ha visto quel video, tu ci capisci. Qui hanno spaccato l'albero, guarda, oh, un albero che c'era i frutti de bosco, ah, c'è tuttora. Guarda, è pieno di frutti de bosco, vedi? L'hanno spaccato in qualche modo, non so come avranno fatto a spaccarlo su albero. Questo lo deve ne togliere da qui. E cosa vuoi fare? Qua sotto invece c'è andato uno sfollato e d'estate io c'ero andato qui perché c'è un sentieretto e adesso ormai è impraticabile chi c'è ispì. Qui c'è un sentiero che va giù e c'è un macello dei fiaschi vuoti di vetro, pensa. E dopo più giù c'è la casa de Benito. Il buonanima de Benito, che adesso la stanno a restaurare, non so chi è, ma qualcuno se sta accampando in quella casa sicuramente.
vedi? Tutta nebbia, nebbia irti colli, pioviginando sale. E sotto il maestrale urla e biancheggia il mare. Guarda, guarda, Castelfidardo, vicino Recanati, il poeta Giacomo Leopardi, vedi? Castelfidardo, la parte antica. Qua giù c'è la casa di mio cugino. È là lì la casa di mio cugino Riccardo, guarda un po'. C'è sta lui oggi. Guarda un po'. È un castello quella casa, è un castello. A posto, dai. E quindi i misteri della gloria, la resurrezione di Gesù dai morti, pensa, ha sconfitto la morte e l'amore. Quindi non c'è sta amore più grande di colui che si è fatto carne, venne ad abitare in mezzo a noi, eh? E il suo amore è folle perché si è sacrificato per tutti. Non ci ha avuto cattiveria, non ci ha avuto superbia, ma è venuto nell'umiltà, si è incarnato tramite il grembo di Maria. Te pensa, qui c'è un sentiero, guarda un po', c'è un sentiero, vedi? Dopo la vellutina, qui i fiori anni 70, vedi? Ecco, quindi ringraziamo a Gesù, Dio che si è fatto uomo in Gesù, e si è sacrificato per tutti noi. Chiunque si affida all'amore viene risorto, viene resuscitato, viene salvato. Quindi se ci affidiamo all'amore veniamo salvati. Non serve a niente a faticare rotta di colla, a fatica qui, a fatica là, a fare tutte quelle attività del mondo. Uno fatica, chi fatica là, è un capo citrullo e tutto, quando non ama, quando non c'è l'amore è tutto inutile, è tutto durissimo fa con amore. Ecco, quindi chiediamo a Gesù di aiutarci a fare tutto quello che facciamo, qualunque attività motoria, prima della dipartita fisica, prima della mancanza dell'attività motoria, prima del blocco totale definitivo dell'attività motoria, chiediamo a Gesù la grazia di fare tutto con amore, con l'amore, così potremo risorgere in Lui nell'anima, anche se il corpo giacerà in un fornetto, in una cassa da morto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. E Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Quella ragazza ha appena sentito Rosario, ha visto Rosario in Telemaco, ci ha fatto. E na miseria, che macello. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io ti dico che il rosario con i sacramenti, seguiti con i sacramenti, sono di importanza vitale per la nostra sopravvivenza e per la nostra felicità, per la nostra gratificazione. Recitiamolo sempre, tutti i giorni, il rosario e la coroncina. Non ci stanchiamo mai perché ci energizza e ci allontana il demonio. E chiunque dice che il rosario è del demonio è perché il demonio fa del tutto per non farlo recitare. Nel secondo mistero della gloria si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel terzo mistero della gloria si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli. La discesa dello Spirito Santo, pensa che roba. Quindi Dio mandò lo Spirito Santo su Maria e gli Apostoli, riuniti nel Cenacolo, insieme all'unisono, che pregavano il Padre Celeste. Quindi chiediamo a Gesù, te chiediamo Gesù, di far scendere su di noi lo Spirito Santo, lo Spirito di liberazione e guarigione contro ogni malattia fisica, psichica e spirituale.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ed è nel quarto mistero della gloria, l'Assunzione di Maria in cielo, anima e corpo. Quindi gli angeli, il Dio, per volere di Dio, gli angeli hanno prelevato il corpo di Maria e l'hanno risorta nel corpo e nell'anima. Pensa, e regnerà per sempre come regina dell'universo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sauro, ciao! Ciao! Sto recitando a Rosario! Ciao Roberto! Pure io! Sto bene, grazie. Oh, questo lo devo cambiare. Sì, va bene, lo propongo io. Non ti preoccupare che non ti riprendo, No, non ti ho detto niente, tanto sto a fare. Ah, vabbè, perché mi sto riprendendo da solo. E perché ti ripieni solo? Perché lo fo sempre. Ma sei pagato, sì. Guarda. È
un minimo proprio, un minimo. Te devo aiutare? No. Ah. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Guarda un po' chi c'è qui. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Guarda un po' chi c'è qui. Ciao Matteo, ciao. Io sono stato zitto, t'ho rispettato perché stai a recitare rosario. Recitalo sempre, mi raccomando. Fai il bravo tutti i giorni col rosario e la coroncina. E dopo il Padre Nostro tutte le preghiere possibili, immaginabili. E poi i sacramenti, non ti scorda mai i sacramenti. Lo so. Te l'ho detto prima, infatti. Ciao Vito, ciao. Ciao Matteo, va via, dai, che sennò te pieni tutti per culo. Te continua a rosario, la coroncina, pie sacramenti, va la messa e dillo a tutti da fallo se faccende, perché gli fanno bene, gli fa bene alla gente, perché se distaccati dall'amore, se distaccati da Dio e vanno tutti dietro a Satana, però Satana porta la distruzione, l'angoscia, la tenebra e la morte eterna. Certo, c'hai ragione Vito, dillo a sta gente. Andate dietro a Gesù, affidatevi a Gesù e all'amore e così andate in paradiso diretti e non andate in purgatorio nero come ho fatto io. Adè però grazie alle preghiere di Matteo, le intercessioni, sto andando in paradiso. Grazie Matteo. Vabbè, grazie Vito. Adè te do l'eterno riposo e vado via. Grazie Matteo, grazie. L'eterno riposo dona Vito Pardo, Signore. Risprende a lui la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Grazie Matteo, grazie. Ciao, alla prossima. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ecco, adesso è il quinto mistero della gloria. Nel quinto mistero della gloria contempliamo l'incoronazione di Maria, regina dell'universo. Pensa, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimette a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Guarda le larve, oh! È pieno di larve qui, di zanzare. Che macello de fontana, eh? Che peccato. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dall'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Ecco, adesso diciamo la coroncina della Divina Misericordia, affidandoci alla misericordia di Gesù, confidando in Lui, perché l'unica nostra salvezza è Gesù, eh? Non c'è un altro all'infuori di Lui, eh? Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Amen. Ecco, iniziamo la coroncina della Divina Misericordia e affidiamoci tutti i giorni a Gesù. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue e l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero.
per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue e l'anima alla divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Gesù, confido in te, ora e sempre. Amen. Sant'Ambrogio, vescovo e dottore della Chiesa, dal libro del profeta Isaia 40, 25, 31. A chi potreste paragonarmi, quasi che io gli sia pari? Dice il Santo, levate in alto i vostri occhi e guardate chi ha creato tali cose. Egli fa uscire in numero preciso il loro esercito e le chiama tutte per nome. Per la sua onnipotenza e il vigore della sua forza non ne manca alcuna. Perché dici, Giobbe, e tu, Israele, ripeti, la mia vita è nascosta al Signore e il mio diritto è trascurato dal mio Dio? Non lo sai forse, non l'hai udito? Dio eterno è il Signore che ha creato i confini della terra. Egli non si affatica né si stanca. La sua intelligenza è inscrutabile. Egli dà forza allo stanco e moltiplica il vigore allo spossato. Anche i giovani faticano e si stancano. Gli adulti inciampano e cadono. Ma quanti sperano nel Signore riacquistano forza. Mettono ali come aquile. Corrono senza affannarsi. Camminano senza stancarsi. Dal Vangelo secondo Matteo 11, 28, 30. In quel tempo Gesù disse, venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi, imparate da me che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce, il mio peso leggero. Nel Vangelo di oggi Gesù dice, venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro.
Il Signore non riserva questa frase a qualcuno dei suoi amici, no, la rivolge a tutti coloro che sono stanchi e oppressi dalla vita. Oggi Egli dice a ciascuno: coraggio, non arrenderti ai pesi della vita, non chiuderti di fronte alle paure e ai peccati, ma vieni a me. Egli ci aspetta sempre, non per risolverci magicamente i problemi, ma per renderci forti nei nostri problemi. Gesù non ci leva i pesi della vita, ma l'angoscia del cuore, non ci toglie la croce, ma la porta con noi. E con Lui ogni peso diventa leggero, perché Lui è il ristoro che cerchiamo. Quando nella vita entra Gesù, arriva la pace, quella che rimane anche nelle prove, nelle sofferenze. Andiamo a Gesù. Diamogli il nostro tempo, incontriamolo ogni giorno nella preghiera, in un dialogo fiducioso personale. Familiarizziamo con la Sua parola, riscopriamo senza paura il Suo perdono, sfamiamoci del Suo pane di vita, ci sentiremo amati, ci sentiremo consolati da Lui. Ecco, quindi adesso vado da Vito Pardo, gli do questa fascia riscaldata per le orecchie, così non si raffredda. E da qui è tutto, la benedizione di Gesù scenda su di noi, su noi rimanga sempre, per intercessione della Immacolata Vergine Maria, del Patriarca Giuseppe, dei Santi Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, e per tutti i nostri cari defunti, eterno riposo, dona a loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace, amen. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Gesù sì nella mia mente, Gesù sì nelle mie labbra, Gesù sì nel mio cuore, amen. Ciao. Grazie a te, grazie, dai, va a casa che te se fa tardi, grazie, lasciamela sa fascia che così metti hanno caldo il cervello. Ciao Matteo, ciao. Ciao, ciao Vito, ciao, alla prossima, eh. Ciao, grazie, ciao.